Come può essere d'aiuto la fede in questo periodo di crisi? Ma devo dirti che la fede comunque è d'aiuto sempre, è una lettura diciamo più profonda che non si ferma a lì che tenunque, a questo, a qui e qui subito e ora, per cui ti devo dire che la fede in qualche maniera prima di tutto ti aiuta a leggere l'oggi, va bene, non alla luce dei quattro soldi che hai in più o quattro soldi che hai in meno. Ecco perché la lettura che noi facciamo è una lettura così cretina. Noi pensiamo che se avessimo 1.000 euro in più saremmo meglio tutti. Se le banche ti prestassero qualcosa in più, che vuol dire legare la vita ad una stupidaggine. Perché ci sono infiniti altri modi per vivere meglio. Per esempio io che vengo da una famiglia molto povera e che ho scelto i disperati per vivere, mi viene da ridere dire siamo in emergenza. Io ho scelto l'emergenza, io ho voluto, dico, io sono stato povero, non contavo niente. È possibile con i poveri che non contano niente vivere meglio di quelli che credono di contare e sono ricchi? Perché il Padre Eterno si è fatto povero. Dico, il grande messaggio di Cristo è che poteva essere, era il Signore, creatore del cielo e della terra, si è fatto povero, ha preso 12 scartini, dico 12 scartini, va bene, di cui uno l'ha tradito con una donnina, l'altro l'ha tradito, e ha cambiato il mondo con quelli. Allora bisogna, la fede ti aiuta a leggere in modo diverso la storia, va bene, in modo più sereno, non con una lettura così affrettata, così cretina, che è legata soprattutto poiché ho, sto bene, e poiché non ho, sto male, che è il contrario del Vangelo. Lei che è sempre a contatto con i giovani, il valore della famiglia nei giovani è ancora così importante o si è perso? Guarda, il problema vero è il valore delle relazioni autentiche. Laddove ci sono relazioni autentiche c'è il valore della famiglia, il valore di Dio, il valore dell'amicizia, è che noi a un certo punto abbiamo relazioni autentiche, ci guardiamo ancora negli occhi, va bene, e ci diciamo le cose che dobbiamo dire, la parola ha ancora un significato vero. Credo che mai come in questo momento ci sia la crisi delle relazioni vere, e dentro alla crisi delle relazioni vere c'è la crisi della famiglia, la crisi dell'amore, la crisi del lavoro, la crisi con Dio. Allora dobbiamo, in fondo, il Dio è diventato parola. Se noi leggiamo il Vangelo, Dio è diventato il Verbo, è diventato parola, e diventando parola è riuscito a dire, guardate che laddove c'è la parola, laddove vi amate, laddove uno vive per l'altro e l'altro vive per il fratello, là c'è vita. Quindi io credo che mai come in questo momento vincerà, va bene, vincerà ancora, laddove torneremo a relazioni vere. Purtroppo c'è un ritorno all'eroina, cosa possiamo fare? Ma devo dirti che intanto il ritorno all'eroina è un ritorno diverso, beh ci sono sempre i disperati dell'eroina, ma il ritorno massiccio dell'eroina adesso è un ritorno alla droga che tranquillizza. Rispetto alla droga, alla cocaina che spara, hanno trovato come sedativo, tra virgolette, come tranquillante l'eroina. Quindi è un gioco completamente diverso da quando ho cominciato io nel precolambro negli anni 75. E quindi è chiaro che in questo gioco, va bene, c'è un uso perverso. Soprattutto credo che il problema vero non sia l'eroina o la cocaina, è che noi avendo perso relazioni, non avendo più amori veri, non avendo più passioni, giochiamo con tutto, con l'alcol, perché mettiamo l'alcol, con l'eroina, con la cocaina, con le anfetamine, col gioco, va bene, con, tra virgolette, con tutto quello che riguarda il sesso. Ecco, laddove mancano relazioni vere e passioni vere sono entrate le passioni false, e quindi non dobbiamo spaventarci, anzi io sono il primo a dire non spaventiamoci, facciamo una lettura così, però poi fermiamoci un attimo, perché non c'è mica bisogno che venga giù il Padre Eterno un'altra volta. Gli antidoti, le medicine vere ce le abbiamo, usiamole. Concludiamo con un messaggio di speranza. Perché si trova in difficoltà in questo momento?
Ma vi devo dire che mai come oggi che si trova in difficoltà ha infiniti modi per parlare, alzare un telefono e parlare. Mentre negli anni 75 potevi alzare tutti i telefoni che volevi. Oggi, e sono io il primo a dirvelo, alzate il telefono perché noi ci siamo, perché la possibilità di raccordarci subito, di parlare, di ascoltarci c'è molto più di allora. Quindi fatelo, fatelo, non chiudetevi dentro, famiglie, non chiudete gli occhi. Non pensate di cavarvela da solo, mai come in questi momenti l'aiutarsi è importante per queste situazioni, per i figli, ma non al di là della droga, anche per i figli con problemi, per un marito che non ti capisce più, per una crisi anche laddove non c'è lavoro. Io sto dicendo da qualche tempo che non sono più preti di tossicodipendenti, sono preti di disoccupanti, le mail che arrivano sono disperate. Per cui alzate la mail e credo, io ci sono, ma ci sono anche tanti preti come me e anche tanti laici che in questo momento si dedicano all'ascolto della gente e intanto ascoltiamoli. Quando hai un problema e uno ti ascolta, hai già trovato un amico, poi si spera che si risolva anche il resto del problema.